conduciamo questo incontro che grazie alla vostra presenza e all'interesse particolare del libro che stiamo per presentare, un incontro, dicevo, che sarà senz'altro ricco, interessante e coinvolgente. Voglio dire che prima di presentare l'autrice, Noemi Ghetti, che sarà la protagonista sia con la sua presenza sia per il libro, per meglio dire per i libri che ha scritto di recente, c'è una lunga esperienza alle spalle comunque. Prima di passare alla presentazione di Noemi Ghetti e del professor Benedetti, che qui con noi parlerà e presenterà il libro, devo esprimere una grande soddisfazione per la presenza di numerosi studenti. Con la loro presenza loro non solo sottolineano l'interesse per le tematiche trattate dalla Ghetti, ma anche vengono incontro a quello che è il progetto della Dante Alighieri, che io questa sera rappresento, di non arroccarsi nella contemplazione del passato, dei grandi meriti e dei grandi motivi di interesse del passato, ma aprirsi alle generazioni nuove, agli studenti, ai giovani, ecco, a coloro che devono affrontare problemi che nelle nostre generazioni naturalmente non esistevano. Ringrazio questi studenti, ringrazio gli insegnanti che hanno accompagnato e suggerito ai giovani di essere più presenti, e poi, ecco, devo dire, apro e chiudo una parentesi brevissima, tra i presenti ci sono due studentesse di chi vi sta parlando, che sono state alunne di chi parla nell'anno 1976-77 e che, grazie ai potenti mezzi dell'informatica, hanno avuto notizia di questo incontro e sono venute, riempiendomi naturalmente di gioia e di emozione, perché questo significa forse che non hanno perso il ricordo del loro vecchio insegnante. Le ringrazio. Questa è una, così, insomma, una nota intimistica che mi sono permesso di fare, insomma, sapendo che avrei trovato il vostro consenso. Andiamo adesso invece alla sostanza e al cuore di questa serata. Vedete qui nel fermo immagine il titolo del libro che presenteremo, ecco, questo è il libro, Gramsci nel cieco carcere degli eretici. La casa editrice che l'ha pubblicato è l'Asino d'Oro, e anzi vi comunico, vi informo che fuori, ecco, c'è la possibilità, insomma, di acquistare questo libro. L'autrice, io adesso, perché è prassi, insomma, no? Leggerò alcune note di presentazione. Queste note di presentazione sono, contengono degli elementi che è bene conoscere, ma certamente sono notevolmente inferiori a quella che è la sostanza e il valore della scrittrice. Noemi Ghetti, laureata in lettere classiche all'Università di Padova, ha compiuto studi filosofici all'Università di Firenze, città nella quale ha esercitato una lunga attività di docente nei licei. Attualmente vive e lavora a Roma. A questo proposito, su questo tavolo ci sono tre docenti: un ex docente, l'amica Noemi Ghetti e il professor Benedetti, e quindi, insomma, stiamo nel clima e nel mondo della scuola. Autrice di opere di critica letteraria e di narrativa storico-letteraria, con le nuove edizioni romane ha pubblicato Il principe diabolico, la storia di Niccolò Machiavelli nel 1997, tradotto nel 2012 in sloveno, e ha pubblicato anche Storie di eroi greci e romani, dalle vite parallele di Plutarco, 2008.
collabora con l'Ethet, Il sogno della farfalla, altriitaliani.net, Babylon Post, Cronache laiche e Fumini. Ha operato trasposizioni di classici per readings e drammi musicali, tra cui il libretto del Caspar Hauser, tratto dal memoriale di Anselmo von Feuerbach, rappresentato in prima assoluta nel 2011 al Teatro Nazionale dell'Opera di Tirana. Con l'Asino d'Oro Edizioni ha pubblicato nel 2011 L'ombra di Cavalcanti e Dante e adesso il libro di cui parleremo, questo Gramsci nel cieco carcere dei Greci. Pregherei di premere il tasto REC per la registrazione. Ecco, questo si forse è partito. Sì. Grazie. Ecco. Allora, dunque, io farò una breve introduzione, non entrando nel vivo dei temi, non solo affrontati, ma direi sviscerati da Laghetti, ma soltanto per dare ai presenti delle coordinate, degli elementi di orientamento, in modo particolare per quelli che finora non hanno avuto la possibilità di leggere il libro. Vi dicevo che prima di questo libro Noemi ha pubblicato L'ombra di Cavalcanti e Dante. È un libro che è stato presentato l'anno scorso qui da noi e mi sembra di poter dire che questo secondo libro si colloca in evidente continuità con il primo. Di che cosa parla il primo, L'ombra di Cavalcanti e Dante? L'autrice ricostruisce, ripercorre il conflitto umano, politico, dottrinale e poetico tra Dante e Guido Cavalcanti, quello che di solito viene indicato come il secondo Guido, il primo Guido Guinizelli. Un conflitto, guardate bene, destinato a segnare con la vittoria di Dante una svolta irreversibile nella storia letteraria e nella ricostruzione di Noemi Ghetti, non solo letteraria, del nostro paese. Quindi un momento cruciale nella storia italiana. Su questo tema del conflitto Dante-Guido Cavalcanti, Noemi ritorna anche nel libro che presentiamo questa sera. Un libro che però, oltre alla continuità col precedente, costituisce una sorta di estensione del primo. Adesso cercherò di vedere se riesco a chiarire questo concetto. Una estensione compiuta attraverso la rilettura della nota dantesca, così è chiamata, scritta da Gramsci negli anni 1930-32, durante la detenzione nel carcere di Turi, nota scritta a commento del decimo canto dell'Inferno, il canto degli eretici, ed in modo particolare dell'incontro di Dante e del suo drammatico colloquio con le ombre di Farinata e di Cavalcante dei Cavalcanti. Padre di Guido, ecco il legame, comincia ad evidenziarsi anche il legame con il libro precedente, e notizia non riferita da Dante, al quale si sa fa le sue scelte, insomma, dice quello che vuole dire, non dice quello che non vuole dire, Cavalcante dei Cavalcanti era consuocero di Farinata perché Guido aveva sposato la figlia Beatrice. C'è questo elemento di parentela. Ora, perché è una estensione?
perché Leghetti contestualizza la stesura della nota dantesca di Gramsci, e lo fa con estrema precisione di riferimenti anche cronologici, nel momento in cui inizia lo scontro politico di Gramsci con i compagni del collettivo comunista del carcere. Scontro che porterà e troverà il suo compimento con il quarto congresso del Partito Comunista d'Italia, svoltosi a Colonia nell'aprile del 1931, nel quale Togliatti, in pieno accordo con le direttive del Comintern, condannò l'ipotesi di una fase intermedia prima dell'instaurazione della dittatura del proletariato, fase intermedia basata sull'alleanza con le altre forze politiche antifasciste, che rientrava invece in quella linea centrista che Gramsci aveva sostenuto nel congresso di Lione del gennaio del 1926. So di trattare argomenti molto delicati e sensibili, ma nel presentare il libro di Leghetti io sto seguendo la linea e la sua impostazione, e poi mi sembra che questi siano dati ormai, diciamo così, universalmente accettati. Che cosa comincia a questo punto per Gramsci dal congresso di Colonia? Cominciano due, diciamo, processi. Da un lato una sorta di canonizzazione di Gramsci, perché deve reggere lo schema ufficiale e formale della continuità Gramsci-Togliatti. Nello stesso tempo però, al contrario, si verifica una sorta di emarginazione e di isolamento di Gramsci. Il rapporto Togliatti-Gramsci è divenuto un rapporto conflittuale. Già cominciamo a cogliere una certa analogia, il rapporto Dante Guido Cavalcante, il rapporto Togliatti-Gramsci. Un rapporto conflittuale naturalmente giocato in una drammatica inferiorità di fatto del secondo, cioè di Gramsci, rispetto al primo. Come dicevo, divenne un rapporto conflittuale da quella stretta amicizia che invece all'inizio era, si era verificata, quello Dante Cavalcanti, più o meno al momento della morte di Beatrice, quando Dante vive la crisi per la morte di Beatrice. Quindi si tratta di due rapporti paralleli che si concludono con un vincitore e un vinto. La nota dantesca di Gramsci, scritta nel momento in cui si rendeva conto che il suo isolamento non era soltanto dovuto alla condanna del regime fascista a 20 anni di prigionia, ma anche era dovuto alla sua condizione di eretico rispetto al movimento comunista, trova con il suo intreccio di affetti privati, passione politica, ricerca teorica e lotta culturale, tutti aspetti messi bene in luce dall'autrice, il suo motivo ispiratore, la sua profonda ragione d'essere nel parallelismo, nell'analogia di questi due rapporti e della loro conclusione. Scrive riguardo Leghetti a pagina 80: la catena di analogie lascia trasparire sotto le figure di Farinata e Cavalcante quella di Dante e il fantasma del primo amico Guido Cavalcante, più sotto ancora l'ombra di Togliatti che si allunga sul compagno ex amico, questa è tra virgolette, incarcerato da un tragico destino. È inevitabile, conclude Leghetti, sentire nella mancanza di qualsiasi reazione di Farinata al dramma che si svolge sotto i suoi occhi una allusione a Togliatti, distante e impassibile rispetto alla tragedia della prigionia di Gramsci.
È questa la convinta conclusione dell'autrice. Su questi passaggi naturalmente occorrerà un approfondimento, ecco, verrà fatto da Giuseppe Benedetti e dall'autrice, ma comunque questa è la sintesi e la spiegazione di quei due termini, continuità ed estensione, che io ho adoperato all'inizio. Ma adesso io, prima di chiedere agli amici di prendere la parola, e poi naturalmente ci aspettiamo che anche dai presenti, ecco, ci siano interventi in modo da animare, rendere più fecondo l'incontro, vorrei fare ancora un altro paio di considerazioni. La prima considerazione è che, insomma, è un libro che presenta una particolare qualità. Perché è un libro nel quale l'accuratezza filologica, che è frutto, come Noemi stesso desidera che venga precisato, della sua formazione universitaria in lettere classiche, ecco, questo rigore, questa accuratezza filologica, come abbiamo detto, sono accompagnati da una partecipazione, da una simpatia, insomma, possiamo adoperare il termine greco di simpatia, insomma, ecco, da una simpatia che va ben oltre quel legame che spesso si costituisce tra un autore e l'oggetto della sua ricerca. Quasi, adesso naturalmente Noemi mi dovrà perdonare, oppure mi dirà che... quasi, insomma, che lei voglia mettere in gioco nella scrittura, frutto di una lunga e convinta ricerca, la sua stessa concezione della vita, dell'essere umano, della storia. Ecco, questo è un modo molto bello, molto interessante, molto partecipato di fare attività intellettuale, perché questa separazione, insomma, tra il cervello e il cuore, se posso dire tra il cervello e l'anima, non so se posso dire, io lo dico come... questa è una cosa che certamente, insomma, non si trova. Prende il libro non solo, come dire, assolutamente non neutrale, non asettico, nonostante questo corredo di riferimenti testuali, di citazioni, certamente, insomma, un libro che, per quello che l'autrice sostiene e per come lo sostiene, non può lasciare indifferenti. Ecco, questa è una prima considerazione. Ne voglio fare un'altra per ricollegarmi all'inizio di questo mio intervento. A proposito di citazioni, Noemi Ghetti non ha mai dimenticato la sua lunga militanza di docente. Direi che, anzi, nello scrivere questo libro, ma anche il precedente, è come se avesse avuto sempre dinanzi a sé il volto dei suoi studenti, ai quali in qualche modo il libro è dedicato. Perché questo? Nel libro ci sono, anche questa è una grande utilità anche del libro, ampie citazioni dagli scritti di Gramsci, e in modo particolare dalle Lettere dal carcere. E questo, come lei stesso spiega, per una forma di risarcimento ai miei studenti. Gramsci non è un autore che fa parte del canone delle letture scolastiche. Perciò, spiega Noemi, non avendo trasmesso loro questa opportunità formativa, ho voluto dare largo spazio alle citazioni dirette, perché il suono delle parole di Gramsci possa far rivivere al meglio il senso di una realtà umana, geniale e moderna, sempre calda, coerente e appassionata. E allora,
seguendo questa, diciamo, questo desiderio di Noemi di far risuonare il suono delle parole di Gramsci, ecco, io devo dirvi che tra tutte quante le lettere che lei ha utilizzato e citato ampiamente, ce n'è una particolarmente bella, ed è quella nella quale Gramsci racconta nel 1931, nel febbraio del 1931, insomma nel momento in cui è impegnato a scrivere questa nota dantesca, racconta dell'incontro avuto con il suo vecchio professore di italiano, Cosmo, con il quale c'era stato un momento di conflitto dal punto di vista delle concezioni politiche, ma poi si ritrovano a Berlino, dove Umberto Cosmo era addetto all'ambasciata italiana, e ecco, facciamo parlare Gramsci. Quando nel 22 il solenne guardiaportone dell'ambasciata si degnò di telefonare al Cosmo nel suo gabinetto diplomatico, che un certo Gramsci desiderava essere ricevuto, rimase sbalordito nel suo animo protocollare quando il Cosmo, sceso di corsa le scale, e mi si precipitò addosso inondandomi di lacrime e di barba e dicendo ad ogni momento: tu capisci perché, tu capisci perché. Era in preda a una commozione che mi sbalordì, ma mi fece capire quanto dolore gli avessi procurato nel 1920 e come egli intendesse l'amicizia per i suoi allievi di scuola. Vedi quanti ricordi mi ha fatto nascere questa vita di Dante e l'accenno di Piero, che del resto mi fu presentato la prima volta proprio dal professor Cosmo. Ecco, naturalmente tutti noi che abbiamo fatto questa professione di docenti, insomma, capiamo bene questo stato d'animo. E con queste parole ho concluso. Grazie, naturalmente l'applauso era l'opera di Noemi Ghetti. Adesso prego il professor Benedetti di prendere la parola. Allora, grazie, buonasera a tutti quanti. Io mi associo al dovuto riconoscimento per la bellezza e l'importanza di questo libro. È un libro importante perché Gramsci è l'autore più tradotto nel mondo dopo Machiavelli. È un libro importante perché attraverso una ricerca documentatissima a cui l'autrice associa il metodo storico indiziario pieno di intuizioni, con cui completa appunto una gran quantità di dati, ricostruisce delle fasi importantissime della nostra storia, ricostruisce i termini di questioni delicatissime che sono di grandissima attualità. Quindi mi associo a questo ringraziamento per aver riportato all'attenzione generale questa nota che Gramsci ha dedicato al decimo canto dell'Inferno. E l'importanza si può esemplificare, l'importanza di questo libro, attraverso l'indicazione di alcuni di questi temi cruciali della nostra storia, no? Dalla lotta per l'egemonia culturale al rapporto tra teoria e prassi nell'educazione linguistica, a quello che possiamo chiamare involuzione della sinistra italiana o addirittura scomparsa della sinistra in Italia. E tutte queste cose Noemi Ghetti le dice con uno stile che potremmo definire gramsciano, perché presenta tre qualità, tre caratteristiche, che sono la chiarezza espositiva, la passione e l'umiltà che è propria dello studioso, del ricercatore. Dicevamo della grande risonanza che ha nel mondo Gramsci. Io vorrei fare riferimento a un libro che è uscito negli Stati Uniti a metà degli anni Ottanta,
scritto da un professore di letteratura inglese, Eric Donald Hirsch si chiama, e questo libro parla della decadenza dell'istruzione pubblica negli Stati Uniti. L'autore aveva osservato che negli Stati Uniti c'erano delle buone università pubbliche, ma le scuole erano ormai a pezzi, e si chiedeva perché. E senza esitazione, portando delle prove, attribuisce la responsabilità del degrado dell'istruzione pubblica negli Stati Uniti a quel movimento progressista, ispiratore di riforme della scuola a partire dagli anni 20 negli Stati Uniti, che poggiava su due pilastri concettuali fondamentali: il cosiddetto naturalismo, assecondare gli allievi in tutto e per tutto, per cui ogni forma di insegnamento è una costrizione, è una violenza, e il formalismo, cioè la separazione tra il contenuto e le procedure per arrivare a quel contenuto, è quello che oggi si chiama competenze, quindi la scissione tra competenze e conoscenze. Ecco, negli anni 80, metà degli anni 80, quindi, veniva denunciato pubblicamente il disastro dell'istruzione pubblica americana con questo libro di Hirsch. E in Italia che cosa è avvenuto? Che proprio in quegli anni ci si ispirava a quel movimento falsamente progressista per fare delle riforme che stanno devastando la scuola pubblica italiana. Ora, perché ho citato questo libro di Hirsch? Perché è dedicato ad Antonio Gramsci, e Hirsch spiega anche perché lo ha dedicato a lui. Perché si tratta di un profeta che negli anni 30 ha spiegato perché le nuove idee sull'istruzione avrebbero portato ad una maggiore ingiustizia sociale. Ora, probabilmente Hirsch si riferiva ad un passo dei Quaderni in cui Gramsci dice: l'aspetto più paradossale è che questo nuovo tipo di scuola, sta parlando delle scuole di tipo professionale preoccupate di soddisfare interessi pratici immediati, che stanno prendendo il sopravvento sulla scuola formativa, quella disinteressata, quindi l'aspetto più paradossale è che questo nuovo tipo di scuola appare e viene predicata come democratica, mentre invece essa non solo è destinata a perpetuare le differenze sociali, ma a cristallizzarle in forme cinesi. In Italia c'è stato tutto un movimento che ha avuto come massimo esponente il professor Tullio De Mauro. Io mi occupo di linguistica, quindi in particolare ho studiato tutto il processo che ha portato alla cosiddetta educazione democratica, le 10 tesi degli anni 70. E a metà degli anni 90, De Mauro, in un libro che si intitola Capire le parole, raccontava un aneddoto: uno studente liceale che di fronte alla richiesta della professoressa di commentare alcune ottave di Orlando Furioso chiede alla professoressa: ma devo tradurle? E secondo De Mauro questa era la prova che la professoressa sbagliava, che sbagliano tutti gli insegnanti che fanno queste richieste agli studenti, che hanno una lingua, che usano una lingua molto diversa non solo da quella di Ariosto, ma anche diversa da quella degli studenti liceali degli anni 50, ai quali però si poteva chiedere di parafrasare, di commentare, di interpretare le ottave di Ariosto. Il linguista Michele Loporcaro, una delle poche voci dissonanti in questo dominio della cosiddetta educazione linguistica democratica, commentando questo aneddoto raccontato da De Mauro, disse che quello che era cambiato dagli anni 50 agli anni 90 era il fenomeno della scuola di massa, e per una scelta politica ben precisa la scuola di massa non aveva avuto i mezzi che aveva avuto in precedenza la scuola elitaria. Quindi la cosiddetta pedagogia progressista in questi anni non ha fatto altro che abbassare continuamente il livello
della qualità dell'istruzione pubblica, facendo passare queste riforme come democratiche. Ora, ritornando ai contenuti, ai tantissimi contenuti di questo libro, che offre appunto moltissimi spunti di riflessione, la voce dell'autrice di Noemi, come ha detto molto bene Giovanni prima, si intreccia con quella di Antonio Gramsci, fa parlare molto Antonio Gramsci. Del resto c'è questa consonanza stilistica di cui parlavo prima, no? Questa passione, questa chiarezza nell'esposizione. È la voce di chi nei suoi anni di studio e di ricerche ha trovato una teoria scientifica, una teoria solida, ha trovato la perla delle perle, lo specifico umano, e dall'altra parte uno studioso che ci è andato molto vicino, ci dice l'autrice, alla scoperta di questo specifico umano, comunque che era consapevole del fatto che per trovare una nuova cultura alternativa a quella dominante fosse necessario trovare appunto lo specifico umano. E in che modo ci è andato vicino? Rifiutando tutte le astrazioni culturali dominanti in quel periodo, a cominciare dalla scissione crociana tra struttura e poesia, alla quale lui contrappose la fusione di arte e vita della critica di Francesco De Santis, il rifiuto dell'idea metafisica del buon selvaggio, che Gramsci vedeva avere una continuazione nel freudismo. A questa concezione lui contrappone la sua attenzione piena di affetto, di interesse vero, concreto per l'educazione dei figli e dei nipoti. E poi il rifiuto del cattolicesimo che si era alleato con il fascismo, a cui lui appunto contrappone la ricerca di una nuova cultura, di una cultura laica. Non poteva non trovare una grande consonanza, una grande risonanza, sentire una grande risonanza leggendo questo decimo canto dell'Inferno, che è un canto cruciale dal punto di vista politico, perché Farinata rappresenta la ragione di Stato, e quello che guarda l'interesse, nella interpretazione di Dante, l'interesse generale, no? Che si oppone alla distruzione di Firenze perché guarda l'interesse comune, e quindi Dante in questo modo si autoassolve, perché lui aveva mandato in esilio il compagno ex amico, potremmo dire, no? Aveva mandato in esilio Guido Cavalcanti. Vabbè, lui dice il primo amico. L'aveva mandato in esilio e con questa ragion di Stato appunto si autoassolve. E non a caso in quel canto c'è anche la profezia sull'esilio di Dante, no? Perché l'esilio di Dante si configura come diverso da quello di Farinata. Lo spiega nel Purgatorio, quando attraverso le risi da dubbio dice che quell'esilio è espiazione, racconta tutta la storia di Provenzano Salvani, che da signore di Siena si era messo a mendicare a Piazza del Campo, quindi l'esilio come espiazione, ma poi soprattutto nel Paradiso, nell'incontro con Cacciaguida, l'esilio diventa martirio, no? Siamo nel cielo di Marte, e Cacciaguida, l'antenato di Dante, era morto proprio nella seconda crociata, quindi l'esilio come martirio, ben diverso da quello di Cavalcanti. È importante dal punto di vista linguistico quel canto, no? Perché nelle parole di Farinata, o tosco che per la città del fuoco vivo te ne vai, così parlando onesto, piacciati di restare in questo luogo, la tua loquela ti fa manifesto di quella nobile patria antio, alla quale forse fui troppo molesto. Cioè Dante ribadisce la fiorentinità della lingua. La commedia è l'opera più fiorentina di Dante, e Gramsci dice è un fiorentino esemplato sul latino, dal punto di vista sintattico è il latino, e questa è una ricerca che Dante persegue in tutta la sua opera, no? Quello è l'obiettivo,
Già Machiavelli aveva notato che la maggior parte dei ragionismi stanno nel paradiso. Ed è il decimo canto cruciale dal punto di vista culturale, perché Dante vuole fare i conti definitivamente con Guido Cavalcanti, vuole liquidarlo e quindi condanna l'eretico, quello che si oppone all'ordine provvidenziale, che si oppone alla scelta linguistica di Dante, che si oppone alla spiritualizzazione dell'amore, dell'amore irrazionale, no? È significativo che la parola amore compaia nella commedia soprattutto nel paradiso, significa proprio aver svuotato il significato di questa parola, non solo 19 volte nell'inferno, 7 volte nel canto di Paolo e Francesca, 50 volte nel purgatorio e 85 volte nel paradiso. Quindi è il canto con cui Dante vuole fare i conti con, una volta per tutte, con Guido Cavalcanti. Gli anni in cui scrive questa nota sono gli anni in cui viene fatta la più fascista delle riforme, come la chiamò Mussolini, la riforma della scuola, la riforma gentile. E Noemi mette in evidenza, in particolare all'inizio, alla fine del libro, l'opposizione di Gramsci alla religione, e distingue il suo antifascismo da quello di Croce. Non è un antifascismo, quello di Gramsci, di soli principi, non è un antifascismo che comunque ossequia il padre, il potere, è un antifascismo immediato, che viene proprio dalla certezza di essere esseri umani, per cui scatta la rivolta contro tutto ciò che è disumano, contro tutto ciò che è violento, che è sopraffazione, costrizione. E questo nel libro è spiegato molto bene. E basta, io mi fermerei qua e lascerei parlare l'autrice. Io devo fare ammenda e chiedere scusa a Giuseppe Benedetti e a voi, perché ho omesso di presentare alcune note biografiche di Giuseppe. Scusa Gianni, posso dire una cosa? Dopo quello che hai detto su Cosmo e la scena, basta dire docente. C'è una querela tra me e lui su questo argomento, perché io, dunque, gli avevo chiesto, adesso possiamo raccontarla, insomma, un breve curriculum, ma non troppo breve, considerato il suo percorso di intellettuale e di studioso, e lui adesso mi ha risposto, come avete sentito, che cioè l'elemento qualificante è l'essere docente, essere docente da tanti anni, e suscitando il grande consenso e il grande affetto dei suoi. Però mi devi permettere di ricordare che tieni seminari presso l'Accademia della Crusca e presso l'Accademia dei Lincei, che sono due istituzioni particolarmente, insomma, importanti nella storia della nostra cultura. Ha studiato, li ho letti personalmente, ha studiato in alcuni articoli la lingua della politica e la lingua del cinema. E collabora, come leggete, con il settimanale Left. Ecco, adesso ho fatto il mio dovere, la parola. Mi sentite? Sì. Ringraziamenti al Presidente Giovanni Di Peio che mi ha invitato in questo nobilissimo luogo, e ci ritorno a distanza di un anno, meno di un anno. Non è che ho scritto il secondo libro in un anno, questo vorrei chiarire. Il libro precedente è del 2011, L'ombra di Cavalcanti e Dante. Forse è il caso, ecco, quindi ringraziamenti al Presidente, ringraziamenti per le bellissime parole poi che mi ha detto, per il secondo invito, per le bellissime parole, ringraziamenti a Giuseppe che mi ha messo nei guai, anche, con tutto il suo sapere, e poi vorrei prima di tutto, prima di parlare,
ringraziare il pubblico che è così folto e soprattutto ringrazierei i ragazzi che sono qui, ce ne sono, c'è anche chi sta in piedi, ma ci sono posti a sedere che si sono liberati. Questa cosa mi fa un grandissimo piacere, proprio mi fa un grandissimo piacere, so anche che qualcuno ha pure dato un'occhiata grazie all'insegnante che è qui presente al mio libro, quindi questa cosa non ho, anche mi onora, insomma, mi fa piacere. Forse è il caso che vi racconti allora brevissimamente perché questo libro, come è nato questo libro? Questo libro è nato perché c'è una specie di giallo dietro. Io, questo libro è frutto di 30 anni di insegnamento di Divina Commedia, in cui io fin dall'inizio ho preso un filo che era quello del rapporto tra Cavalcanti come ultimo esponente della poesia d'amore del 200, quello che aveva raccolto tutta dai poeti siciliani l'amore per la donna, e Dante che con la conversione nel mezzo dei cammini di nostra vita alla chiesa, la morte di Beatrice, poi in qualche modo tradisce anche il sodalizio e l'amicizia perché l'aveva legato a Guido, e passa tutta la sua attività letteraria dalla Vita Nuova al Convivio, lo dico rapidamente perché ci sono degli studenti, fino alla Divina Commedia, con quest'ombra, perché poi lo aveva esiliato, c'è una storia grave dietro, molto grave, c'è un giallo, lo aveva esiliato lui come priore nel 1300, il 24 di giugno del 1300, dopo due mesi Guido Cavalcanti era morto di malaria, aveva requisito tutti i beni, aveva requisito, esiliato tutta la famiglia a Sarzana, si era preso la malaria. Dante si era detto contrario alla revoca del bando quando ormai Guido era morente, c'era una lettera che poi adesso è perduta, ma c'è un cronista del 400 che la ricorda, e si era pronunciato addirittura contro, aveva declinato ogni responsabilità nella revoca del bando, quindi lo scontro era sanguinosissimo. Dante era stato anche molto oltraggioso nei confronti di Guido perché gli aveva dedicato la Vita Nuova a lui nella misura in cui e nel momento in cui di quelle poesie di amore per Beatrice aveva dato un'interpretazione spirituale del tutto allegorica con il commento in prosa che aveva fatto. Guido si era ritenuto offesissimo, questo è un vero tradimento, e anche cioè, chiamato a garante di un'operazione che certo lui non poteva sottoscrivere. Quindi Guido aveva scritto anche delle poesie che abbiamo, che si leggono poco ma che ci sono, dei sonetti molto, molto virulenti, e una canzone famosa, Donna me prega, che è l'ultima diciamo, testimonianza, la grande canzone dottrinale, la canzone più amata e più letta, per esempio il grande Ezra Pound ne ha fatto una critica bellissima. Benissimo, questo per allora io ho letto per anni, seguendo sempre questo filo, cercando di capire perché non è solo la rottura di un sodalizio, ma è anche il cambiamento di un modo di fare cultura, questa conversione. Il cambiamento, questa cosa per primo ha come cardine, la ricodificazione o risemantizzazione, forse mi criticherà il linguaggio, il nostro linguista qui vicino, sistematica che Dante compie, ma consapevole, lucida, consapevole. Quando dico questo non intendo dire, cioè prende una per una le parole che disegnano in particolare le dinamiche affettive umane, le dinamiche mentali umane, e le risemantizza alla luce di un pensiero religioso, perché i poeti delle origini invece non erano cattolici, la scuola siciliana era partita per iniziativa di Federico II, un imperatore scomunicato tre volte, ed era stata sua l'iniziativa per fare una nuova egemonia culturale, l'avrebbe detto, occorreva una nuova lingua che si allontanasse dal latino ecclesiastico della chiesa medievale. Ecco, così era nato l'italiano, e non con le altre poesie neolatine, era nato sulla scorta di una grandissima scoperta che era quella del rapporto uomo-donna, negato, voi sapete, dalla Divina Commedia, sì, dalla Bibbia, fin dai tempi della Bibbia, per la storia di Eva, e condannato, diciamo, da sempre gli affetti, in questa idea di uomo scisso tra ragioni e passioni, erano sempre stati considerati come una cosa negativa, una cosa che travia l'essere umano maschile, lo travia dall'amore per Dio. Quindi
Dante risse antico, e fai conti fino all'ultimo, non era che da prendere dall'inizio alla fine, rileggere tutto Dante, e la controprova è stata quando scrivevo il libro, che ho scoperto mille altri passi in cui Dante proprio c'ha l'ombra di Cavalcanti, rifà a uno tutti i suoi versi, ma in chiave cristiana, cambiando completamente il significato, e questa è la partenza. Benissimo, io in tutto questo studio trentennale, accumulato scaffali di libri a non finire di saggi, non mi sono mai imbattuta nella nota dantesca dei quaderni del carcere. Vedo un giorno su Left una fotografia della prima pagina dei quaderni scritta nel 29, pochi giorni prima del concordato dei patti lateranensi, c'è l'indice dei quaderni, finalmente questo prigioniero ha carta e penna e si è fatto costruire un tavolino e scrive l'elenco delle cose che intende, un programma lungo, di lunghissimo, 20 anni di prigione, insomma, una condanna a 20 anni, una cosa per difendersi anche strenuamente, diciamo, lui lo dice proprio da questo logorio della mente, della memoria, ma non solo della memoria, degli affetti che lima ora a ora la mente, questo appiattimento, questo grigiore, avevo ottenuto finalmente combattendo molto lungo. Al punto numero 5 di questi 16 argomenti vedo scritto con un balzo Cavalcanti e Cavalcanti, la sua posizione nella struttura della Divina Commedia, nell'arte della struttura della Divina Commedia. Ma non l'ha scritta, ho pensato, era un programma, non l'ha scritta mai, e mi sono fiondata a cercare, ma perché io no? E scopro che sono tantissime pagine dei quaderni e che tra l'altro occupano un arco di tempo, stesi in un arco di tempo molto lungo. Scopro che addirittura Gramsci aveva parlato di questo canto da ragazzo, da giovane, in un articolo da davanti che si chiamava Il cieco Tiresia. E a questo punto mi sono veramente detto, vabbè, ma perché non se ne parla? Ma perché non è stato mai citato? Scopro allora, leggendo questo, che questa nota assomiglia molto a un testo di un grande critico, Gianfranco Contini, su Cavalcanti e Dante, il quale praticamente quasi alla lettera parafrasa la nota dantesca, ma non la cita, ed è un critico piemontese, un grande critico delle origini, ma non la cita. La nota è stata, e questo saggio di Contini è stato scritto nel 68. Nel 68, allora, di buco non si poteva parlare della nota dantesca. E perché? Non si poteva citare, non si poteva scrivere, io qui mi riferisco a quello che ha scritto Gramsci, come ogni studioso fa quando cita. E allora mi sono messa con un po' un'inchiesta di tipo anche poliziesco, se volete, è dura, è molto dura per scoprire che testi erano stati nascosti, che lettere erano state tagliate, che cose ancora non si leggono, cioè che c'erano una quantità di cose che rendevano necessario, voglio dire, nascondere questa nota, quando questa nota apparentemente è un saggio di esegesi dantesca. Tengo a precisare che Gramsci è un filologo di formazione, che il professor Cosmo, di cui ha parlato prima il professor Di Peio, o Giovanni, di cui ha parlato Giovanni prima, il professor Cosmo era stato il professore di tutti, era stato il professore di Togliatti, era stato il professore specialista in danterie, lo chiama, perché Gramsci non ha nessuna esigenza di essere un filologo dantesco, però quando ci si mette dal carcere chiede che la sua nota dantesca venga, lo schema della sua nota dantesca venga letta dal suo professore, che si cerchi il professore. E io ho pensato che il professore, che era emarginato già dalla vita pubblica, dovesse essere cercato per fare in qualche modo da testimone fuori campo, diciamo, di quanto lui andava scrivendo. Uno è fuori da, come si è chiamato, proprio un testimone esterno, era un socialista, non era un comunista, di quanto si andava combattendo sotto. Ecco, questa è l'impostazione, diciamo, del libro. La nota dantesca non è un saggio di filologia, sì, è un modello, diciamo, di filologia vivente, come la chiamava lui, contro il modo di fare critica letteraria di Croce, il quale scindeva l'attività, diciamo, intellettuale dalla vita. Gramsci preferisce recuperare, diciamo, quello che era, si chiamava all'epoca, ritorno al De Sanctis, quindi la necessità anche in funzione
antifascista, diciamo, di recuperare una funzione, un ruolo dell'intellettuale che fonda assolutamente insieme la vita. Perché è importante questa cosa? È importante perché sotto, poi non vi sto a raccontare il giallo, insomma, per cui si scoprirà, la cosa, insomma, il punto finale è che Togliatti segue da vicino, con molta ansia, con molta apprensione, la stesura di questa nota, esattamente nel momento in cui Gramsci viene cancellato dalla vita pubblica, come facevano loro, li tagliavano la fotografia, no? Dal gruppo di fotografie spariva una persona, sbianchettata una persona, è sparito, è morto vivo, vivrà fino al 37, però è mura abbandonato dai compagni, si racconta anche, Bertini racconta di un tentativo dei compagni del carcere, del collettivo, di tirargli durante una nevicata nel cortile delle pietre dentro un sasso nascosto in una palla di neve, per cui Gramsci poi non se ne esce più dalla cella e rompe anche i ponti. Tenete presente che quando era stato imprigionato era segretario del partito lui. Togliatti è a Mosca, che segue, quindi c'è un complesso carteggio triangolare, diciamo, per cui, ed è l'unico luogo di tutti i quaderni in cui è testimoniata proprio la lettura attenta di Togliatti, perché ci sono delle lettere che riportano il giudizio di Togliatti sulla nota dantesca, sulla nota, lui legge uno schema, ecco. Mi fermo qui, è un modello di critica letteraria meravigliosa in cui si vede come procede il filologo e che strumenti utilizza. Vi faccio un esempio, lui comincia a studiare, mette a fuoco la questione della lingua italiana. Ogni studente sa, ognuno che è passato a scuola sa che la questione della lingua si ripropone fino a Manzoni, ma oltre, diciamo, anche sciacquare i panni in Arno, riscrivere, togliere i lombardismi. Ariosto aveva tolto le cose padane, i settentrionali, riscrivendo l'Orlando Furioso, non è un'operazione nuova. L'Accademia della Crusca aveva riscritto il Decameron per epurare. Quindi, la questione della lingua, ve la faccio breve, qual è la tesi di Gramsci? La tesi di Gramsci è che la questione della lingua si ripropone ogni volta in Italia in cui c'è bisogno di ribadire e di stringere, diciamo, l'egemonia cattolica, perché il rinvio alla lingua del 300, cioè di Dante, al modello della Divina Commedia e al modello di Petrarca, e non vi faccio mistero che c'è una donna morta in entrambi i casi, a metà del Canzoniere e anche nella Divina Commedia, perché Laura e Beatrice sono scrittori che internano tutta la loro attività letteraria su una tragedia che è la scomparsa dell'immagine femminile. E la conversione, da qui la conversione. Benissimo, ogni volta che si ripropone la questione della lingua, quindi c'è la necessità di mantenere, di stringere un'egemonia cattolica, e quindi ricostruisce tutta una storia degli intellettuali italiani che è completamente diversa da quella che si fa di solito, per cui il grande rinascimento è quello del 200. La grande, e Guido Cavalcanti è per Gramsci il massimo esponente, guardate un po', di quella lotta contro la cultura teocratica, la teocrazia medievale, il massimo esponente, mentre Dante dà inizio all'egemonia cattolica, all'umanesimo cristiano, dà inizio a questo, che porterà, secondo lui, per un filo, assolutamente alla controriforma. Questo è. Io mi fermerei qui per quanto riguarda, diciamo, il racconto. Gramsci porta in contesto femminista, in contesto comunista, tutta una presenza, un amore, un'attenzione per gli oppressi, per le donne, ma anche nella critica del canto. Nel canto degli eretici non c'è nessuna donna, ma lui, parlando, ne scopre 4 o 5 donne, e Ifigenia, Cassandra, Medea, vengono tutte vittime dello scontro tra Oriente e Occidente, tra l'altro. Lui le evoca, le fa vivere dentro i versi di Dante, cioè è un modo incredibile di fare cultura, un modo integrale in cui la storia personale, la storia civile, la storia letteraria si intrecciano tra di loro e diventano uno strumento e il cardine, l'inizio di quella che sarà poi la sua filosofia della praxis e la teoria dell'egemonia come lotta culturale. Un nuovo mondo, anche un nuovo modello politico che veda, diciamo, non gli intellettuali una classe che è sempre al servizio in qualche modo del potere, ma
come un'espressione di una cultura che venga anche dal basso e che ha quindi bisogno anche di, come dire, di certe avanguardie culturali e intellettuali, diciamo, che favoriscano lo sviluppo di una cultura dal basso. E anche un interscambio tra dominanti, dice, non si nasce governanti e governati. Dice, è prevedibile che si possano anche interagire, si possa essere un interscambio tra questi, che non siano una casta. Guardate, è di una grandissima attualità anche rispetto a tutto quello che stiamo vivendo adesso, con una scrittura moderna, modernissima, con una passione per l'irrazionale anche nelle lettere. Io consiglio ai ragazzi di comprarsi l'epistolario di Gramsci. C'è un'edizione, che è l'edizione di Sellerio, che è un'edizione integrale, perché la prima edizione che è uscita nel 1947, che vinse il premio Viareggio, la prima volta che furono pubblicati, è una versione molto epurata, purtroppo alla luce dei criteri stabiliti da Togliatti. Il professore ha illustrato molto bene, diciamo, no? La cultura del secondo dopoguerra è stata una cultura, si parla di catto comunismo, diciamo, no? Ha sempre visto l'inserimento dei patti lateranensi, l'innesto dei patti lateranensi nella Costituzione. Gramsci era già morto, ma certamente quindi non è una cultura che ha favorito la conoscenza. I quaderni gramsciani sono stati tenuti sequestrati per tantissimo tempo e ancora ci sono cose che non si leggono. C'è un bellissimo epistolario, che non è quello del 47 di Spriano, che pure fu un grandissimo evento quando fu pubblicato, 300.000 copie in un anno vendette. Gramsci, il primo epistolario, sono metà delle sue lettere. Benissimo, adesso c'è un'edizione con 500 lettere, vi assicuro, è una grandissima lettura. I bambini, le donne, la natura, gli artisti, diciamo, è tutto un mondo che il comunismo non contemplava mai. E la sua visione economicista, struttura e sovrastruttura, legge dell'economia, come adesso ci vogliono far credere, no? Che ce lo chiede l'Europa o ce lo chiede la finanza mondiale, è la stessa cosa. Lui dice, parlare di economia in questo modo è fare metafisica. Non esiste un uomo che sia solo materia. La realtà umana, ecco, la lotta per un'idea di essere umano che non sia scissa e che poi si rispecchia in tutte le scissioni, perché allora ci sono i lavoratori o i ragazzi che devono studiare nelle scuole professionali per poi fare i lavori manuali e la classe dominante che ha i suoi licei, quelle dire ci abbiamo ancora, si chiama riforma gentile, no? La grande riforma gentile, e l'ordinamento della nostra scuola è stato questo. Io mi fermerei qui, vorrei chiedere, vedo qui presente, per prima cosa voglio chiedere qualche intervento dei ragazzi, se qualcuno, anche rispetto alle cose sentite, o anche qualcuno dei presenti. C'è qualcuno che è... Qualcuno dei ragazzi che ha qualcosa? Sì. Io volevo chiedere, allora, una delle, mi pare, dei punti focali del, insomma, del libro è che la cultura cristiana rappresenti una esperienza traviante per quanto riguarda la realtà italiana. E infatti mi pare che dica Gramsci stesso che il Vaticano è il grande nemico del proletariato rivoluzionario. Sì. È un testo del 1924 questo, sul Vaticano, Le Vaticano, pubblicato in Francia, sì, e poi tradotto in Italia, sì. E invece adesso, insomma, quello che è rimasto, insomma, del Partito Comunista, sì, mi pare che si sia riavvicinato un po', anzi più di un po', anche all'elettorato cattolico, insomma, alla dimensione cattolica. Quindi anche, insomma, mi pare che l'ultimo presidente della Repubblica si sia dichiarato catto comunista, detto. Vorrei sapere la sua opinione. Io credo di essermi già espressa, naturalmente, perché io ritengo, voglio dire, che questa, ecco, qui possiamo avere qualcuno che ci aiuta a risponderci anche meglio. Io dunque vorrei, così, proprio perché Noemi mi fa un assist. Sì, certo, come al pallone, come calcio.
Dunque, il problema è certamente molto complesso, perché io credo, adesso assolutamente non parlo di Gramsci, che sia necessario distinguere l'aspetto, diciamo, politico del rapporto con la Chiesa, quell'aspetto politico che viene formalizzato nell'articolo 7 della Costituzione. Vedete, io personalmente penso che sia criticabilissima questa soluzione dell'articolo 7, però non dobbiamo mai perdere di vista il realismo, la contestualizzazione, la necessità di, in quel momento, di ritrovare un'unità di fondo del popolo italiano che invece era stata drammaticamente negata dal regime fascista. Ora, per carità, fiori di intellettuali hanno lo stesso croce, hanno dissentito da questa scelta della costituzionalizzazione del concordato e dei patti lateranensi, come ogni cosa anche della Costituzione, anche in una Costituzione rigida come la nostra, anche questo articolo 7 può essere rimesso in discussione. Però io non perderei di vista il contesto specifico in cui è maturato questo incontro del mondo cattolico e del Partito Comunista Italiano. Non perderei di vista. Quanto poi, ecco, certamente le scelte di Gramsci sono quelle nel segno dell'ateismo. Vorrei dire, senza intromettermi, no, in questa scelta, che è una scelta esistenziale, ma avete sentito da Noemi, no, il suo amore per le creature, per i bambini, per le donne, per gli sfruttati. Per carità, non voglio metterci il cappello del cristianesimo sopra, assolutamente non voglio, però è una sostanza che può essere un luogo di incontro e di condivisione, di comprensione tra gli uni e gli altri, perché questo mondo, vi dico, insomma, anch'io ho letto, anche se non completamente come Noemi, questo epistolario di Gramsci, è pieno di stimoli, di suggerimenti, di valori che possono essere di tutti. Non so, Noemi, se pensi che abbia messo il cappello su. E poi le valutazioni, diciamo, ecco, io direi che a questo punto invece, allora, direi in ballo, vedo qui presente un noto direttore di una rivista che si chiama Enzo Marzo, che è lui, che è direttore di Critica Liberale, che è un giornale che dirige dal 69, pensate, questa rivista. E proprio forse per rispondere anche al ragazzo, mi direbbe, allora, fallito. Enzo Marzo mi ha chiamata a scrivere un articolo su Gramsci nell'ambito di tre numeri della rivista che sono stati dedicati nell'anno scorso, nel 2014, questo è uscito a dicembre, dedicati una sezione chiamata L'altra sinistra. Che cosa vuol dire questo? L'altra sinistra, ora lui lo spiegherà meglio di me. Ecco, il filone di sinistra che a partire da Bonetti e poi Fratelli Rosselli e Lombardi e fino anche, voi lo sapete, che anche Bobbio, sì, anche fino a Bobbio, certamente Bobbio, ecco, anche fino a Bobbio, diciamo, non è stato mai comunista, non si è mai detto comunista, però è quello, sì. Questo per rispondere al ragazzo, in fondo il comunismo avesse il monopolio, no? La sinistra è stato il comunismo in Italia.
Perché? Perché quegli eventi che sono stati alla fine della guerra, in realtà quest'altro filone è stato in qualche modo offuscato ed è scomparso. E ha subito la stessa vicenda che ha subito Gramsci. Per questo poi è stato così ferreo il controllo, diciamo, no? Sui quaderni, avrete sentito parlare, no? Quaderno mancante, tutte le polemiche, no? Tutte queste polemiche, ferreo il controllo sulle pubblicazioni. Allora, Enzo Marzo mi ha chiamato, diciamo, e io ho fatto un articolo su Gramsci. A questo punto gli chiederei, Gramsci è stato, ha avuto un'amicizia e ha chiamato Cobetti, che è un esponente del pensiero liberale, rivoluzione liberale, un liberal socialismo, un liberalismo di sinistra, non lo so, forse lui ce lo può raccontare meglio. È stato chiamato da Gramsci a collaborare addirittura all'Ordine Nuovo, c'era stato un grande rapporto d'amicizia tra i due. E questo era... Gobetti è morto nel 26, prima che Gramsci fosse imprigionato, quindi è un'amicizia ancora di allora. E pensate che Gramsci appunto era diventato poi il segretario del Partito Comunista, collaborava tranquillamente alla rivista L'Ordine Nuovo. L'Unità è poi nata nel 21. E prima del 21 Gobetti collaborava, ma è morto nel 26. Voi sapete che sono quelli su cui si è accanito di più il fascismo, guardate un po', che poi questi, voglio dire, questo filone dell'altra sinistra sono i martiri, poi sono quelli che sono stati assassinati. Quindi ognuno può dire, la cosa importante è che in questo momento, questo anche per rispondere a Giovanni, secondo me, in questa debacle della sinistra che abbiamo sotto gli occhi tutti quanti, si recuperi, diciamo, si vada a ristudiare, a ricercare anche quest'altro filone. Anche la lettura di Bobbio è una grandissima lettura, la lettura di Gobetti, cioè sono testi poco frequentati. Gramsci è una scoperta, perché non si insegna a scuola? È il più grande pensatore del Novecento, altro che Heidegger, profeta del nazismo, scusate. Allora recuperiamo questo filone umanistico, direi, dell'altra sinistra, e ripartiamo da qui, invece di dire che non esiste nessuna distinzione tra destra e sinistra, che è un falso questa cosa. Perché allora tra il solidarismo per i poveri, la beneficenza o la carità, e la promozione dell'emancipazione degli oppressi, delle donne, Gramsci combatte perché una bambina, la nipotina naturale, la figlia di suo fratello anarchico, che era, sarebbe stata una trovatella data e che viveva in casa, voglio dire, studi e faccia degli studi a Ghilarza, in Sardegna, negli anni 30, vuole sapere dal carcere, perché programmi ha la scuola di avviamento che c'è a Ghilarza, ma può poi lei andare alle superiori? Perché è importante, può andare all'università, per una bambina soprattutto, importa il doppio quanto studia. Ragazzi, vi rendete conto? Quando voi sapete che le donne, anche nel comunismo, sono state sacrificate velocissimamente, già nel 22, lo vedete, Lenin aveva sacrificato le donne. Allora, vorrei chiedere a Enzo Marzo che ci dicesse, voglio dire, qualcosa, perché ha scritto delle cose bellissime, bellissime su Gobetti, ci dicesse... In breve, perché magari faremo anche un convegno su questa cosa, ma qualcosa sulla... Io penso che la laicità in politica sia un valore fondamentale, la laicità. Dopodiché la religione è una questione privata, non può essere una questione di Stato. Altrimenti non c'è politicis, no, scusate, qui abbiamo avuto delle cose terribili anche noi, le crociate, la controriforma, i roghi delle streghe, cioè non è che abbiamo le mani pulite da questo punto, la colonizzazione del Sud America, dell'America, delle Americhe, cioè dei, quindi lo Stato, l'esigenza di una politica laica, che è il cuore della teoria dell'egemonia di Gramsci, io direi che è fondamentale. Dopodiché la religione è un fatto privato. Quindi vuol dire che quotidianamente i finanziamenti alla scuola privata non hanno mai termine, abbiamo la scuola pubblica che cade a pezzi. Però i provvedimenti sono continui, anche l'altro ieri, i provvedimenti a favore delle scuole cattoliche. Allora io in questo mi sento, come dire, di distinguere, diciamo, l'ambito pubblico politico dall'ambito privato. Penso che sarei d'accordo anche tu da questo punto di vista. Prego. Allora,
per non fare domani mattina, potremmo parlare anche 24 ore senza, conoscendo, scusa, anche perché la guardia c'è, caccia, è stanca. No, procedo per telegrammi. Primo telegramma, io sono ossessionato proprio da tutto quello che diceva Noemi, cioè noi abbiamo una visione totalmente distorta, secondo me ovviamente, del nostro paese del Novecento. È stata fatta una storia di quest'Italia contemporanea, chiamiamola contemporanea perché io sono nato 10 giorni prima delle fosse ardeatine, quindi mi sento proprio quasi al centro della tragedia. Il Novecento è stato un secolo assolutamente tragico, dove l'umanità ha dato il peggio di sé. In Italia noi abbiamo vissuto delle situazioni veramente drammatiche. Per una fotografia più che un discorso, c'è questa altra sinistra, c'è un'altra sinistra che non è mai nata in termini politici, o se è nata, insomma, poi abortita molto, molto rapidamente, che è un percorso più che una forza politica, è un percorso che nasce con alcuni intellettuali, i quali non sono stati assolutamente mai comunisti, erano alternativi, diciamo, su tutto al comunismo. Quasi tutti questi hanno fatto una bruttissima fine, o sono stati ammazzati dai fascisti, o sono stati malmenati dai fascisti, o hanno avuto pessime vicende con il PC, e soprattutto, cosa al limite più grave dell'assassinio secondo me, sono stati cancellati dalla storia. La fotografia è questa. Gobetti scrive su cose teatrali, letterarie, sull'ordine nuovo, pur non essendo comunista, e l'amicizia con Gramsci all'inizio nasce dopo addirittura, cioè il problema che lui, da liberale e poi molto amante delle cose russe, scrive, gli piace scrive su Andreev, sui scrittori soprattutto teatrali russi. Gramsci ha un'enorme simpatia e stima nei confronti di Gobetti. Teniamo presente che Gobetti è morto all'inizio del 26, cioè aveva 25 anni e passa, ha scritto più di un qualunque intellettuale possa scrivere. Ha scritto, credo, 6-7 mila pagine, voglio dire. Quindi è stato l'editore degli Ossi di Seppia. È stato l'editore degli Ossi di Seppia, ma non solo. È editore dei 136 libri, cioè il tutto all'età di 20 anni, voglio dire, quindi, e senza mezzi. Lui incartava i libri con lo spago insieme con la moglie sul tavolo di cucina di casa sua, diciamo. Questo per dire la situazione, diciamo, un talento impressionante. Risultato finale è qua che nascono le due sinistre. Togliatti scrive: Gobetti è un parassita della cultura. Poi non so in italiano che cosa significhi, una cosa. Comunque può darsi che Togliatti non conoscesse bene l'italiano. Però comunque questa è l'espressione che non è che ha detto, ma che ha scritto, e di lì, se uno vuole trovare delle simbologie, voglio dire, dei fatti simbolici, è lì che si divide in Italia la cultura, va da una parte e dall'altra. Prima di Gobetti però c'era stato già Salvemini, poi vengono i fratelli Rosselli, poi ahimè viene in Barcellona, vengono gli assassini da parte di Togliatti, per fatto che non fare da parte di Togliatti, mandato a Madrid da Stalin, e cui l'altra sinistra, che non era solo quella, diciamo, liberale o liberal socialista, ma che era anche quella anarchica, che là ci sono stati in 3 mesi quasi 10.000 morti. Il capo degli anarchici italiani è stato assassinato sotto casa dal Partito Comunista Spagnolo. E risultato, la paura che ha preso anche quelli che erano i responsabili di un pensiero completamente diverso, ha preso lo stesso Rosselli, e poi verrà ammazzato, non
componente dai comunisti, ma verrà ammazzato dai fascisti, anche se poi i comunisti dentro la colpa hanno addirittura gli anarchici all'inizio. Comunque, va, lasciamo perdere, è una storia fatta di omicidi, è fatta una storia. Io nel primo articolo ho fatto su questa, ripercorrendo questa strada di un'altra sinistra, mi sono soffermato su un punto particolare, cioè sul fatto del cinismo. Purtroppo qua bisogna usare una parola di tipo gramsciano, che è usato da Togliatti per stabilire all'interno della cultura italiana post seconda guerra mondiale l'egemonia comunista. E il discorso di Togliatti è stato semplicissimo, che era anche facile: uno, canonizzare, questo qua è una parola che ho sentito, canonizzare Gramsci, comunistizzare Gobetti, che appunto ancora adesso passa sia da una lettura di destra sia da una lettura di sinistra come un comunista, e cancellare Rosselli. Rosselli è stato cancellato facendo comprare i diritti d'autore degli scritti di Rosselli dalla casa editrice Einaudi, non per pubblicarlo, ma per non pubblicarlo. Tanto è vero che ci hanno messo solamente nel 72 esce socialismo liberale, quando ormai il discorso sul revisionismo, chiamiamolo così, del comunismo è totalmente, diciamo, superato dal punto di vista, diciamo, culturale. L'Italia oggi soffre di una sinistra canonica, ufficiale, che si è identificata con il Partito Comunista, è caduto il PC, o meglio il comunismo, sotto il muro di Berlino, è rimasto vuoto, perché per il resto l'altra sinistra non è mai nata. Questo è la cosa. Volevo fare, e chiudo, un accenno, perché si è parlato molto, sono stato molto contento, della lingua italiana. Recentemente i giornali sono stati riempiti dalla notizia catastrofica dell'acquisto della Rizzoli e quindi della formazione di un enorme monopolio sul librario. Io dico, questa è un'enorme disgrazia. Io personalmente dico che è un'enorme disgrazia, però sono contento per una cosa, che perlomeno i programmi, il fallimento della Rizzoli, che è stato evidente dal punto di vista economico, era ancora prima ed ancora più grave dal punto di vista culturale, avendo deciso, la Burr in particolare, di pubblicare tutti i classici italiani in lingua moderna, cominciando dai Promessi Sposi. Purtroppo questo acquisto mi impedirà di leggere la traduzione dei Promessi Sposi in italiano stile X Factor. Un'ultima parola. Sì, una piccola cosa volevo dire. Per mantenermi nel clima un po' umoristico. La mia nota su Critica Liberale e su Gramsci ci rivela un Gramsci che nessuno cita mai. C'è una cartolina, io ho scritto un saggio intero su una cartolina postale che Gramsci manda, innamoratissimo di Julka Schucht, appena conosciuta, la conosce da 2 mesi, manda in Russia alla sorella, alla sorella Eugenia, che è ricoverata, e si erano conosciute, manda questa cartolina postale, quindi che viaggia scoperta e nuda, è una cartolina che contiene disegni, schizzi satirici di tipo quasi futurista, e dei epigrammi satirici con delle parole ad altissimo rischio, tipo, cioè, la donna, suppongo io, quella che sta in ospedale, che si era innamorata anche lei di Gramsci, che allunga le mani così, e un letto di ospedale che scappa con 1000 piedi, e lei nel fumetto che dice prendetelo, prendetelo,
controrivoluzionario. Nel 22 in Russia parte una cartolina postale con una roba che era data da morte sicura, perché è chiaro che questi non erano più quelli della Guardia Bianca, già erano i dissidi che c'erano all'interno. Tant'è vero che nella cartolina c'è un'altra parola chiave, non vi sto a raccontare il resto, ma è pazzesca questa. La Fondazione Gramsci non ci ha dato il diritto di riprodurre la cartolina, che è edita dalla Treccani, nell'epistolario Treccani, da poco è edita. Incredibile, un'altra parola che dice: siamo qui nel cuore della notte, in questa sera del partito, cara sorella e compagna, perché è firmata dalla coppia, da tutti e due, forse l'hanno bevuto anche un po' di volte, sono alti, è una cartolina euforica, diciamo, siamo qui e noi, beata te, bisogna stare lì mentre noi siamo qui che dobbiamo tradurre i discorsi dei burocrati. E c'è una parola burocrati, controrivoluzionario, quindi già lui aveva la fama addosso, arrivato in Russia da poco, di essere un controrivoluzionario. Questo non vuol dire che Gramsci è un anticomunista, perché lui si è giocato sul fronte, ma è certamente un comunista teoreticissimo ed ha studiato. Allora che cosa dobbiamo studiare? Tutta lo studio di Lui fa il carcere, che è stato editato solo di recente, degli scritti del giovane Marx, criticando e rintracciando tutti i luoghi in cui Marx aveva perso l'umanesimo iniziale per finire nel determinismo economicista. Lui traduce dei testi che non erano conosciuti, che erano stati editi alla fine dell'Ottocento in tedesco e che non erano affatto frequentati dai comunisti. E sono i testi giovanili del giovane Marx, La lettera al padre, in cui lui dichiara di avere perduto la sua ricerca della perla delle perle, cioè di questa realtà umana, dicevo, che è spirituale, ma però ha contorni ugualmente definiti di quella materiale. Dice: la perla delle perle, io se speravo di trovarla, invece sono, alla fine mi sono arreso e sono caduto nelle braccia di Hegel. Pensate che. E qui è proprio la caduta, mi dedico alla filosofia, e da lì parte, diciamo, tutta la via via per gli slittamenti successivi. Mi fermo qui, nel libro ci sono tantissime altre cose, però questo di Gramsci, il Gramsci lunettista satirico, guardate, è un aspetto di Gramsci esilarante. Ho delle copie, se lo vogliono poi. Ho portato delle copie, se le vogliono. Ho portato delle copie, guarda, generalmente, quindi magari le ragazzi, le vuole. Una la diamo ai nostri. Sì, no, io volevo naturalmente ringraziare tutti gli intervenuti e dire che questo libro che abbiamo presentato stasera è veramente ricchissimo, anche di particolari. Ecco, mi fermo nel momento in cui ci salutiamo alla lettera che Gramsci, subito dopo l'arresto, scrisse ai padroni di casa. Lui fu arrestato a Roma ed era in affitto, e dunque Gramsci, scrive Noemi, chiedeva alla padrona di casa di fargli avere, con la biancheria, la grammatica tedesca e il geniale breviario di neolinguistica del suo professore di università Bertoni e di Bartoli, che si trovavano tra i suoi libri, e di acquistargli anche una Divina Commedia di pochi soldi, perché il mio testo lo avevo imprestato. Questo libro, questa lettera non arrivò mai perché fu fermata dalla censura, e comunque sappiamo che Gramsci in cella ebbe a disposizione un minuscolo Dantino Euplano della casa editrice Euplano. Naturalmente Noemi, a cui non si dice niente, dice che la copia è...